Allora, prima di tutto, buonasera. Poi devo subito dire che c'è stato un piccolo disguido per quello che riguarda il titolo del mio intervento. In realtà l'oggetto del mio intervento è cultura scientifica, cultura medica, vale a dire le due, quelle che si chiamano le due culture. Ma io parlerò soprattutto del design. Le due culture è un'espressione coniata alla fine degli anni 50 da un inglese, un personaggio poliedrico, che era un fisico, ma era allo stesso tempo anche uno scrittore, un uomo politico, un funzionario pubblico. Charles Percy Snow. L'espressione delle due culture, da quando Snow pubblicò nel 59, mi pare, il suo celebre libretto, è rimasta a designare la contrapposizione tipica della cultura occidentale tra la cultura umanistica e quella scientifica. Snow, il libro Le due culture, è tutt'oggi in distribuzione, pubblicato recentemente dall'editore Marsilio. Per chi volesse, c'è pubblicato invece dall'editore Polillo anche il suo primo poliziesco, Morte a vele spiegate. Cominciamo dalla nostra prima immagine, che rappresenta, come già abbastanza evidente, una grande dama dell'aristocrazia del 1700. La signora in questione è la Belle Émilie, marchesa du Châtelet, nata, mi pare, nel 1706, morta nel 1749. Nata ancora negli ultimi anni del regno di Luigi XIV, il Re Sole, e quindi ancora in cui la Francia ancora viveva, per tutto il periodo fino alla Rivoluzione Francese, dei grandi fasti ai quali l'aveva portata il Re Sole. Era figlia del marchese, del barone di Breteuil. A 19 anni aveva sposato il marchese du Châtelet. In realtà quello che vedete è un ritratto fortemente idealizzato, perché un'altra grande dama più giovane di lei, Madame du Deffand, l'aveva in realtà ritratta sarcasticamente in modo un po' diverso. Ecco cosa scriveva Madame du Deffand: immaginatevi una donna alta e secca, col colorito acceso, il viso affilato, il naso appuntito. Ecco l'aspetto della Belle Émilie, aspetto di cui ella è così soddisfatta che non trascura niente per metterlo in risalto. Ricci, pompon, bigiotterie di pietre e di vetro, il tutto a profusione. È provvista di un certo spirito. Il desiderio di farne maggiore sfoggio le ha fatto preferire lo studio delle scienze più astratte alle materie più piacevoli. Pensa che questa singolarità le procuri una reputazione maggiore e una netta superiorità su tutte le donne. Madame è così intenta a sembrare quello che non è, che non si sa più quello che è veramente. Nemmeno i suoi difetti, forse, le sono naturali. Potrebbero dipendere dalle sue pretese, la mancanza di riguardi dalla sua condizione di principessa, l'aridità da quella di studiosa e la stolidezza da quella di bella donna. Una vera vipera
Ed ecco infatti un ritratto, diciamo, forse più plausibile, meno idealizzato. Vedete che come nell'immagine precedente aveva una mano sul globo terrestre del mappamondo, in questa tiene il compasso. Infatti la Marchesa du Châtelet è passata alla storia per essere la prima traduttrice dei principi matematica di Newton in una lingua scritta in latino, in una lingua moderna. Madame du Châtelet ha convissuto a lungo con Voltaire. Insieme hanno pubblicato nel 1936 un'introduzione alla fisica di Newton, elementi della filosofia di Newton. E vi leggo adesso, sperando di non annoiarvi, cosa scrive Voltaire di lei in un'edizione successiva di quest'opera. Quando ho messo per la prima volta il vostro nome rispettabile in testa a questi elementi di filosofia, mi stavo istruendo insieme a voi, ma voi da allora avete preso un volo che non posso più seguire. Io mi trovo adesso, oggi, nella posizione di uno studioso di grammatica che volesse presentare un testo di retorica a Demostene oppure a Cicerone. Offro dunque questi semplici elementi a colei che ha penetrato tutte le profondità della geometria trascendente e che sola tra di noi ha tradotto e commentato il grande Newton. Questo filosofo ha raccolto durante la sua vita tutta la gloria che meritava. Non ha suscitato alcuna invidia perché non aveva alcun rivale. Il mondo degli scienziati, degli studiosi, fu il suo discepolo. Il resto l'ammirò senza pretendere di capirlo. Ma l'onore che voi, Madame du Châtelet, gli fate oggi è senza dubbio il più grande che egli abbia mai ricevuto. Non so che cosa ammirare di più, o Newton, l'inventore del calcolo dell'infinito, che ha scoperto nuove leggi della natura e che ha anatomizzato la luce, o voi, signora, che in mezzo alle dissipazioni tipiche del vostro stato possedete così bene tutto quello che egli ha inventato. Coloro che vi vedono a corte non crederebbero mai che voi siete un commentatore della filosofia. Filosofia si intendeva in quel tempo tutto l'insieme anche delle scienze naturali. E gli studiosi, che sono abbastanza studiosi per potervi leggere, non crederebbero mai che voi discendiate ai divertimenti di quel mondo con la stessa facilità con la quale vi elevate alle verità più sublimi, eccetera, eccetera. Forse ancora le frasi conclusive. Non mi sorprende tanto che persone del vostro sesso
abbiano regnato gloriosamente su grandi imperi. Perché una donna con dei buoni consiglieri può governare come Augusto, ma penetrare attraverso un lavoro incessante nelle verità. In verità, io sono esitante perché sto leggo dal francese. In verità, il rapportarsi alle quali rende timidi la maggior parte degli uomini, approfondire nelle ore libere quello che i filosofi più profondi studiano senza sosta. È questo che è stato dato a voi, signora, ed è un esempio che sarà ben difficile imitare. Allora, questo breve preambolo è per richiamare la cultura dell'illuminismo, nella quale, come penso appaia chiaramente dalle parole di Voltaire, non c'era questa contrapposizione tra cultura scientifica e cultura umanistica. Anzi, per Madame du Châtelet non c'era neanche contrapposizione tra una profonda cultura scientifica e gli spassi della corte francese della metà del Settecento. Questa armonia del sapere, questa convinzione che il sapere fosse tutt'uno e che le persone di cultura dovessero padroneggiare sia il latino e il greco sia le matematiche, si è venuta dissolvendo durante l'Ottocento con il romanticismo. Questo è il frontespizio della prima edizione dei Principi a Matematica in latino, 1687. Questi sono appunti di Newton. I Principi a Matematica ancora oggi è considerato un libro estremamente difficile, molto molto difficile. Questo perché, avendo lo stesso Newton in realtà non inventato, è una parola eccessiva, ma insomma dato un contributo sostanzioso al calcolo infinitesimale, poiché alcune cose Newton non erano chiare, cioè non aveva, sapeva usare il calcolo infinitesimale, ma non gli era perfettamente chiaro perché funzionasse. E quindi nell'esposizione di Principia, i cui risultati si basano interamente sul calcolo infinitesimale, aveva preferito fare delle lunghe, complicate, farraginose dimostrazioni, tutte utilizzando esclusivamente la geometria euclidea. Ne vengono fuori delle cose, dei labirinti assolutamente di difficilissima penetrazione. Questo è il frontespizio della traduzione fatta da Madame Châtelet e pubblicata dopo la sua morte a cura di Voltaire. Dicevamo della contrapposizione tra l'illuminismo e il romanticismo. Questa è una cosa negli ultimi anni, insomma nella seconda metà del Novecento e adesso ancora di più, spesso invocata. Vale a dire, c'è all'opera un massiccio revisionismo, proprio così si può dire, che tende a sottovalutare l'importanza, l'apporto dell'illuminismo nei confronti del romanticismo. Una delle origini di questo modo di vedere le cose sta in un celebre saggio del uno dei maggiori padri del liberalismo contemporaneo, Isaiah Berlin, il quale mi pare nel 1955 pubblicò
un saggio dal titolo La volpe e il riccio. Qui nella figura che vedete in realtà quello più che un riccio sembra un istrice. E questa in realtà è un'altra cosa. Questa, quella che vedete, è un'illustrazione di una fiaba di Esopo, il riccio e la volpe, che non ha nulla a che vedere con quello di cui vi sto parlando. Isaiah Berlin era partito da un frammento di Archiloco, il quale dice: «Polla oidalopex allechinos en mega», che vuol dire: «Molte cose sa la volpe, ma il riccio una sola grande». E quindi questa illustrazione, benché di bassa qualità, illustra in modo più calzante l'immagine di Isaiah Berlin e di Archiloco. Questa è la cosa è semplice, è la volpe che si vorrebbe mangiare il riccio. Il riccio però si chiude a palla e la volpe, per quante ne provi, non riesce a mangiarsi il riccio. Ora invece, nell'interpretazione di Berlin, il riccio è il liberalismo, la volpe è il liberalismo, e il riccio invece è, diciamo, il pensiero fortemente ideologizzato. Il saggio di Berlin riguardava soprattutto la letteratura. Berlin metteva a confronto, a partire da Platone, riccio, e Aristotele, volpe, tutta una serie di grandi personaggi della letteratura. Quindi Shakespeare è riccio, ma Shakespeare ha delle idee ben precise sull'uomo e sui suoi rapporti col mondo, mentre Molière, secondo Berlin, era la volpe. Molière invece è duttile, aperto a ogni tipo di sfaccettatura, mai assolutista, mai apodittico nelle sue rappresentazioni. Oppure Dostoevskij è il riccio e Pushkin è la volpe. Valentino Dostoevskij presenta un'immagine sempre molto chiusa della persona umana, mentre Pushkin in ognuna delle sue opere presenta eccetera eccetera eccetera. Il punto è che facilmente si arriva a fare un altro tipo di contrapposizione che è stata fatta a iosa in questi decenni, vale a dire: l'illuminismo è il riccio e il romanticismo è la volpe. Da qui il passo a buttarla in politica, come si dice, è breve, perché i giacobini sono il riccio, i bolscevichi sono il riccio, mentre la volpe è lui, Isaiah Berlin, il liberale. Andiamo avanti. Questo è Roland Barthes. Roland Barthes, come tutti sanno, è stato questo grande intellettuale francese, il quale è uno considerato uno dei padri sia dello strutturalismo che della semiotica moderna. Inoltre, appassionato, infaticabile teorico, studioso della letteratura, eccetera eccetera. E questo invece è Raymond Queneau, che è stato citato un paio d'ore fa da un precedente relatore, Alessandro Tartaglia. Questo è Raymond Queneau. Raymond Queneau è l'autore di questi straordinari, bellissimi, divertentissimi libri: I fiori blu, le Zazie nel metrò, Odile, il trattato di cosmogonia portatile, la storia modello,
e poi gli esercizi di stile, che è stato in Italia tradotto da Umberto Eco, e poi ancora di Saint-Mille Milliard de Poème, che sempre per citare il mio precedente relatore Alessandro Tartaglia, è un straordinario esempio di letteratura generativa. Esercizi di stile presenta in 10 pagine, in cui i versi sono tutti tagliati come vedete, 10 sonetti uno sotto l'altro. Sonetti sono queste composizioni dai versi endecasillabi che hanno una quartina, due quartine e poi due terzine, forma quanto mai canonica nella poesia occidentale. Ora, sono 10 pagine e possono essere composte, tornano le rime, quindi tutti i sonetti che qui vedete, ce ne sono 4 che sono state girate alcune striscioline, e questo è uno dei 100.000 miliardi di sonetti che possono essere prodotti in questo modo. 100.000 miliardi non è un'iperbole, è proprio il calcolo, è semplicissimo, è 10 alla 14esima, sono 14 versi per 10 varianti l'uno, 10.000, 100.000 miliardi, lo stesso che no, ha fatto un rapido calcolo di quanto tempo ci vorrebbe a leggerli tutti, e andando veloci, facendo, non so, 20 secondi l'uno, ci vogliono comunque 4 milioni di anni. Ora passo a Calvino, che è stato sempre citato da Alessandro Tartaglia nella precedente relazione. Anzi, Alessandro Tartaglia ha fatto più che citarlo, ne ha fatto il fulcro e il perno di tutto il suo intervento. Ha fatto vedere pure la fotografia, io ho fatto vedere solo la fotografia di questi due. Calvino nel 68, ha pubblicato un breve scritto che era la rielaborazione di un'intervista televisiva su letteratura e scienza, e che è pubblicato nella raccolta tuttora in libreria Una pietra sopra. Allora Calvino prende le mosse da un intervento su una rivista di Roland Barthes. La rivista era il supplemento letterario del Times, che le esce tuttora settimanalmente, e Barthes tendeva a essere un po' antiscientista, metteva in contrapposizione il linguaggio della letteratura e il linguaggio della scienza, e argomentava così: il linguaggio della scienza non fa altro che parlare d'altro, è un linguaggio neutro, opaco, il quale parla di volta in volta di matematica, di fisica, di chimica, di quello che sia. Invece il linguaggio della letteratura, diceva Barthes, parla di se stesso. Per Barthes questo era uno scatto di qualitativo, vale a dire il linguaggio della letteratura in realtà, proprio in ragione di questa sua capacità autoreferenziale, il linguaggio della letteratura era molto più scientifico del linguaggio della scienza. Allora Calvino è rimasto colpito da questa cosa e ha fatto un confronto tra Roland Barthes e Raymond Queneau. Mettendo in luce come Queneau in realtà era un matematico per quanto dilettante, oltre alle sue opere che ho ricordato adesso, lui ha scritto anche degli interventi di matematica, un intervento, non so, la cosa
ci sono dei suoi scritti di analisi matematica sulle trasformate di Fourier, sul rapporto tra Hegel e la matematica del suo tempo e così via. In Odile, che è un suo racconto autobiografico nel quale parla del breve periodo in cui era in contatto con i surrealisti e in particolare delle frizioni che aveva avuto con André Breton. E a un certo punto del libro Queneau dice, e poi a un certo punto siccome mi ero innervosito me ne andai a casa a risolvere un paio di equazioni trascendentali. Come ha ricordato Tartaglia, Alessandro Tartaglia, Queneau è stato il fondatore di un famoso gruppo del quale oggi da alcuni anni c'è una stazione italiana che è l'Oulipo. Oulipo in francese è Ouvroir de Littérature Potentielle e negli italiani si chiamano Oplepo, Opificio di Letteratura Potenziale. Però Tartaglia non ha detto che il cofondatore dell'Oulipo è un matematico, invece professionista, François Le Lionnet, vero matematico, impegnato come Queneau, diciamo, sull'altro versante per il superamento della contrapposizione tra le due culture. Allora, argomenta Calvino, Queneau, che era uno che appunto che riusciva a che capiva la matematica, era poi in grado di fare delle cose divertenti, di divertirsi con la letteratura, perché il suo sapeva bene che le cose veramente toste stanno dall'altra parte e quindi poteva permettersi di considerare la letteratura qualcosa con cui divertirsi, mentre invece Barthes, volendo fare della letteratura una cosa molto solidamente strutturata, faceva delle cose pallosissime, detto in gergo. E parlando di Queneau, dice, scrive Calvino, qui siamo in tutt'altro clima da quello austero e rarefatto delle analisi di Barthes. Qui, in Queneau, domina il divertimento, l'acrobazia dell'intelligenza e dell'immaginazione. E poi concludendo, scrive Calvino, da una parte Barthes e i suoi avversari della scienza, che pensano e parlano con fredda esattezza scientifica. Dall'altra parte, Queneau e i suoi amici della scienza, che pensano e parlano attraverso ghiribizzi e capriole del linguaggio e del pensiero. E andiamo avanti. Questo è Elvis. È un Welsh Corgi, che sono dei piccoli cani da caccia gallesi. Sono noti perché sono i cani preferiti della regina Elisabetta II. Quando si vede con un cagnolino, spesso si vede spessissimo nelle fotografie Elisabetta con un cagnolino, è quasi sempre un Welsh Corgi. Elvis. Elvis è il cane di un matematico che insegna all'Università del Michigan, vicino al lago Michigan. Quindi nel tempo libero questo matematico, Tim Pennings, porta Elvis a giocare sulla spiaggia del lago Michigan e gli tira una pallina in acqua. Elvis si butta in acqua, annaspa, va a prendere la pallina e gliela riporta il più in fretta che può. E passa un giorno, passa l'altro, Tim Pennings comincia a osservare, a chiedersi un pochino, comincia ad analizzare questo comportamento di Elvis. Perché quando lancia la pallina dritto per dritto non c'è problema. Elvis si butta in acqua, va a riprenderla e la riporta indietro. Ma quando Tim Pennings butta la pallina di traverso, come qui sotto c'è la
sopra c'è il lago Michigan. Tim Pennings e il cane Elvis stanno nel punto A. Tim Pennings butta la pallina verso il punto D. Allora è chiaro che Elvis è perfettamente consapevole che in acqua è molto più lento che in terra. In terra può correre, in acqua, per quanto possa essere bravo a nuotare, va molto con una certa lentezza. E quindi Elvis, che non è stupido, non si butta sulla linea tratteggiata da A a D seguendo il percorso della pallina, né peraltro arriva fino a C e poi va dritto per dritto verso D. Molto più astutamente, arrivato in un certo punto B, si butta in acqua, va a riprendere la pallina. Allora, osserva che ti osserva, un bel giorno Tim Pennings decide di andare al lago con tutta l'attrezzatura che qui vediamo, cioè la fettuccia, e poi c'aveva il cronometro, e poi c'aveva un blocco per fare appunti, e insomma tutto quello che gli serviva. E calcola che ti calcola, tornata, butta la pallina molte volte, ogni volta si annota con precisione il percorso di Elvis. Torna a casa, applica quel calcolo infinitesimale inventato non solo da Newton ma anche da Elvis, e con grande stupore deve constatare che ogni volta il percorso, il punto B, è scelto da Elvis in modo da ottimizzare il percorso. Vale a dire, ogni volta il punto B è tale che il tempo necessario a riportare indietro la pallina è il minore possibile. Allora, questa cosa, un essere umano non ha questa... gli umani si sono evoluti in modo da privilegiare altre funzioni. Un umano non lo becca così distinto il punto B. Deve applicare il calcolo infinitesimale, il che significa che un umano prima della metà del 1700, quando il calcolo infinitesimale è stato messo a punto e reso operabile, non avrebbe potuto individuare il punto B. Quindi ne risulta che i Welsh Corkies conoscono il calcolo infinitesimale. C'è stato nel 1945 un grande matematico francese, ha pubblicato il libro del quale questo è il frontespizio. Lui si chiamava Jacques Adamard, Psicologia dell'invenzione in campo matematico. Adamard era già molto anziano, aveva già quasi 80 anni al momento della pubblicazione. Era un matematico molto conosciuto, si trovava negli Stati Uniti dove ha pubblicato il libro perché, in quanto ebreo, era sfuggito all'avanzata dei nazisti in Francia. Lui per tutta la vita era stato interessato a questo problema della creatività matematica e aveva raccolto moltissime osservazioni, non solo a me, ha fatto una serie di interviste a vari eminenti matematici e scienziati del suo tempo per cercare di mettere a fuoco cosa fosse questa creatività matematica, concludendo che in realtà la ricerca matematica avviene per immaginazione, avviene per illuminazioni, attraverso cose sognate, attraverso lampi improvvisi. Solo dopo la matematica viene sistematizzata in una struttura deduttiva. Nessun matematico è mai arrivato a una scoperta applicando semplicemente il metodo deduttivo. La ricerca matematica è sempre una cosa di grande invenzione immaginifica. Questa è una parte della risposta di Einstein al questionario
che Adamar aveva mandato a lui, come a tanti altri personaggi. Solo il primo paragrafo, direi. Le parole o il linguaggio, sia che siano scritte o parlate, non sembrano giocare nessun ruolo nel mio meccanismo, mio di Einstein, ripeto, nel mio meccanismo di pensiero. Le entità psichiche che sembrano avere un ruolo come elementi nel pensiero sono certi segni e delle immagini più o meno chiare che possono, in una certa misura volontariamente, essere riprodotte e combinate. E veniamo, per citare di nuovo Alessandro Tartaglia, a un tipico esempio di design generativo. Questo è l'esame di due studenti del mio corso di type design, di progettazione di caratteri tipografici al Politecnico di Milano nell'anno accademico 2008-2009. Allora, questo basta guardarlo un po' per rendersi conto che c'è il trucco. E il trucco è questo qua, che questa H in realtà è fatta così, ma la H è disegnata in modo tale da rendere una resa perfettamente ortogonale quando ripresa da un certo punto di vista a una certa distanza e a una certa altezza. Perché design generativo? Perché i due studenti in questione non hanno disegnato questa H, ma l'hanno prodotta attraverso un software. Dopo aver studiato per bene tutto il problema, gli studenti, che non si ricordavano nulla della matematica che avevano fatto a scuola, si sono resi conto che per avere questa H tale che potesse assumere una forma, quale che fossero la distanza e l'altezza da terra del punto di vista, dovevano procedere per via generativa. Quindi, sbatti di qua, sbatti di là, alla fine sono andati a riprendere i libri della scuola media superiore e sono riusciti a individuare le formule magiche che costituiscono il cuore del loro programmino, il quale genera lettere. Non gliel'hanno fatta a fare tutto l'alfabeto, ma gliel'abbiamo passata, gli abbiamo dato lo stesso la lode. In realtà di lettere hanno fatte solo 4, però queste 4 lettere si imposta quando il programma comincia a girare, loro impostano altezza e distanza del punto di vista, esce fuori il contorno della lettera desiderata che possa ridare questo effetto. No, c'è solo un... Certo, è un semplice problema di anamorfosi. Beh, perché loro non sapevano... Ma quello che io voglio mettere in luce è che loro di matematica non sapevano nulla. E quindi quello che voglio mettere in luce è che invece con un minimo di sforzo chiunque, anche due come loro, possono andare... Possiamo farlo dopo un dibattito. Sono due immagini del programma World Mapper, che penso tutti abbiate visto, che ormai sono abbastanza diffusi. È un sistema di rappresentazione del planisfero per la presentazione di dati statistici. Quello sopra è la base, è la proiezione di Peters. La proiezione di Peters è quella nella quale viene mantenuta
la proporzione tra le superfici, vengono alterate e distorte le distanze, ma le superfici corrispondono a quelle reali sul globo terrestre. Sotto, invece non ricordo bene, forse è una rappresentazione della proporzione di diritti, di brevetti acquistati nei vari paesi. Allora questa cosa è diventata molto, molto conosciuta e pubblicata, non so, il venerdì della Repubblica ne ha pubblicate tante, la rivista Le Scienze per tanto tempo, ogni mese ce n'aveva una, non solo, ma queste rappresentazioni sono state esposte in esibizioni, in mostre di arte e design, perché in effetti sono delle immagini molto affascinanti, molto stimolanti, molto ricche. Soprattutto bisogna vederle un po' una serie, perché dopo un po' uno si accorge che effettivamente c'è un'informazione che passa in modo molto immediato rispetto alla consultazione di una tabella di confronto. Ora questa roba qui invece non è il lavoro, l'opera di designer, questo è il lavoro congiunto di un'equipe di statistici inglesi e di matematici americani. I matematici americani, in particolare Mark Newman e il suo studente, del quale non mi ricordo il nome, ma sta scritto qui, Kastner, Michael Kastner, sono quelli che hanno messo a punto il cuore matematico del programma. Quello che qui voglio mettere in luce è che in nessun altro modo sarebbe stato possibile non solo farlo, ma anche concepirlo. In nessun altro modo se non con un grande controllo del calcolo infinitesimale e in particolare del calcolo integrale. È una cosa che era stata provata molte volte nel corso degli anni, ma i risultati erano sempre stati poco convincenti. Invece Newman e il suo studente sono riusciti a fare una cosa che adesso circola. Quindi in questo caso appunto è palese che questa è una forma di design della comunicazione, la quale è imprescindibile da una conoscenza matematica profonda. Io qui vi faccio solo vedere l'articolo con il quale Newman e Kastner hanno pubblicato i risultati della loro ricerca, pubblicato sul PNAS, sono gli atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze americana. E qui concludo. Ho dimenticato di dire che Mark Newman è dell'Università del Michigan, la stessa di Tim Pennings, quello del cane Elvis. E concludo tornando all'illuminismo. Questo è Denis Diderot, grande intellettuale dell'illuminismo, uno dei grandi padri della Encyclopédie Française, insieme a D'Alembert, ma D'Alembert a un certo punto, sotto i colpi della censura dopo la pubblicazione dei primi volumi, si ritirò pur continuando a scrivere le voci strettamente matematica. D'Alembert era un matematico e Diderot fu il massimo protagonista dell'arrivo in porto di questa grande impresa. E quindi a corroborazione di quello che ho cercato di dire, che in realtà è che la creatività dei creativi è molto molto povera. Per avere delle cose un po' interessanti
bisogna che ci sia dell'altro e bisogna che ci sia della matematica. Vi devo ancora leggere queste cose di Diderot. Questa è la prefazione, la dedica ai giovani di una sua Élément de philosophie naturelle, mi pare che si chiamava, è una sua opera pubblicata verso il 1770, di introduzione, una opera divulgativa di introduzione della fisica per giovani. Ai giovani che si apprestano allo studio della filosofia naturale, che per Diderot, come dicevamo prima, sono le scienze. Giovane, prendi e leggi. Se tu puoi arrivare fino alla fine di quest'opera, non sarai in grado anche di capirne una migliore, poiché mi sono proposto non tanto di istruire quanto di esercitare. Mi importa poco che tu adotti le mie idee o che tu le respinga, purché esse attirino tutta la tua attenzione. Qualcuno più capace di me ti insegnerà a conoscere le forze della natura. A me sarà sufficiente di averti fatto saggiare le tue. Addio. Sì, la più che una domanda è l'invito a portare fino in fondo il tuo ragionamento e sentire da te quello che hai sostenuto in funzione del design, così come hai concluso, e cioè che questa divisione tra cultura scientifica e cultura umanistica, le due culture per il design portano a risultati mediocri, e cosa invece questa divisione, questa contrapposizione determina invece a un livello, come dire, più generale, a livello sociale, persino politico, adesso non per buttarla in politica, ma perché penso che anche lì ci sono delle conseguenze, ecco, di questa. No, le conseguenze sono molto gravi, sono gravissime, perché da una parte c'è quella che qualcuno chiama la tecnocrazia, vale a dire che nel momento in cui c'è questa contrapposizione e le sfere rimangono distinte, appunto là il versante scientifico-tecnico tende a richiudersi in forme, appunto, vampiresche, diciamo, di tecnocrazia, cioè quindi rifiutando il confronto. D'altra parte si può dire, certo che lo rifiutano, quegli altri non sono capaci di interloquire. E quindi, a mio parere, la conseguenza più grave è proprio questa del perpetuarsi di una soggezione, diciamo, dei cittadini comuni rispetto alla sfera del potere, questo detto papale.
quello che riguarda il design, insomma, io ho riflettuto, cioè, sono vecchio, ho la barba bianca, ho pensato tanto, ho fatto sempre queste cose, sono da quando avevo poco più di 20 anni, mi sono occupato di questo, ho riflettuto tanto, eccetera, eccetera. E la mia conclusione è molto brutale, che sono esito quasi a dirvela, è che si fa molto prima a insegnare le procedure della buona comunicazione a uno scienziato che non a insegnare la scienza a un creativo. E quindi, mi sembra che c'è, addirittura mi sembra paradossale, io ho insegnato, sono quasi 30 anni, che ho insegnato tantissimo. Credo che in questo campo, nel campo mio, di essere in assoluto in Italia la persona che ha più insegnato, perché ho sempre avuto questo atteggiamento da volontario della conoscenza, quando mi chiedevano di andare a raccontare quello che sapevo, mi sembrava giusto andarglielo a raccontare. In realtà sono molto in dubbio sul fatto che abbia un senso che ci siano delle scuole di design della comunicazione. Sarebbe in un mondo, ovviamente ci sono poi dei percorsi impraticabili, ma in un mondo ideale bisognerebbe cominciare dalla scuola elementare, anzi dalla scuola materna, e insegnare subito ai bambini a sviluppare il pensiero non soltanto nella linea monodimensionale della scrittura, come comunemente intesa, ma a svilupparla sul supporto bidimensionale, cioè a rendersi conto di quello che sono invece i rapporti di simultaneità su un supporto bidimensionale, eccetera, eccetera, e così via. Quando poi arrivi ai corsi di universitari in matematica, basta che fai un corso semestrale di comunicazione, è risolto, cosa che peraltro esiste, cioè questo, l'esempio di WordMapper è così, ma io ho visto dei libri di matematici fatti per editori che accettano soltanto contributi, print ready, vale a dire che l'autore deve consegnare il file già pronto per essere stampato, cioè non ci mettono le mani per nulla. E i matematici, come forse tutti sapete, non utilizzano Word per scrivere le loro cose. Nessuna rivista scientifica al mondo accetta dei contributi in Word. Se uno gliele manda in Word, li buttano nel cestino, neanche li guardano. Bisogna mandarli in TeX. TeX scritto TeX come TeX Wheeler, ma si pronuncia TeX, perché è tau, epsilon, chi, 3 lettere greche. Il tech che è stato inventato da Donald Knuth, è uno dei grandi padri dell'informatica moderna, il grande teorico dell'algoritmica. Sia ben chiaro che conoscere il calcolo infinitesimale di per sé, ci sono dei grandi, profondi conoscitori dei calcolo infinitesimale che sono degli assoluti imbecilli, cioè certo che no, che non basta, però ci sono dei matematici che sono curiosi, i quali si impaginano da sé i loro libri e lo fanno meglio di quanto possa farlo qualunque grafico, ma è evidente, perché siccome loro li stanno scrivendo sono in grado di cambiare un periodo per far ritornare bene con il passaggio di pagina a un periodo, chiudere il capitolo a destra piuttosto che a sinistra, fare ovviamente, concepiscono, è un tutt'uno, l'attività di pensiero coincide con quella della rappresentazione. Il grafico sempre invece è sempre un poveraccio il quale deve risolvere problemi altrui, e molto spesso nel caso di divulgazione scientifica et similia non ci capisce niente. Quindi è molto più semplice che
il fisico, il coso, eccetera. E quindi la divulgazione scientifica è una cosa che dovrebbero farla gli scienziati, non i grafici, dovrebbero starsene molto alla larga. Però questa è una cosa, la dico così, proprio come perché tardi, eccetera. Non la diceva nessuno. Allora un applauso ad Alessandro Tartaglia.